Stop ai regali alle aziende che imbottigliano le acque minerali. Abbiamo presentato un progetto di legge che tenta di mettere equità nelle concessioni rilasciate dall'Emilia-Romagna alle aziende che imbottigliano acque minerali. È infatti iniquo, il trattamento che oggi viene riservato alle aziende in Emilia-Romagna rispetto a quello che avviene in altre regioni. Infatti oggi è possibile ottenere una concessione esclusivamente basata sulla dimensione della concessione demaniale assegnata, quindi ad ettaro. Noi abbiamo introdotto anche il parametro del consumo dell'acqua della fonte pubblica. Quindi a seconda di quanto viene emunto, di quanto viene pompato o imbottigliato, si paga una quota aggiuntiva all'Emilia-Romagna. Ovviamente non vogliamo incidere in modo negativo sulle concessioni e sui privati. Quello che noi interessa è introdurre un parametro di equità, ma nel farlo abbiamo introdotto anche la possibilità di avere una scontistica. In quali casi? Nel caso che l'azienda sia efficace nell'imbottigliamento e sprechi meno acqua sprechi, e più hai la possibilità di ottenere sconti. Un altro parametro è quello dell'uso di contenitori riutilizzabili, non solo riciclabili, riutilizzabili. Il vetro, per esempio, ma potrebbero essere anche materiali purché non avviati al riciclo presso discarico, presso impianti di recupero di materie. Questi pochi parametri permetteranno alle aziende di continuare ad essere competitive, ma anche di essere obbligatoriamente efficienti, usando la maggior parte dell'acqua che viene munta, che viene pompata dalle fonti, e imbottigliando in materiali riutilizzabili, non solo riciclabili. Questo ritengo sia opportuno e giusto farlo. Oltre a questo, un'altra cosa che in questo progetto di legge per noi è fondamentale, abbiamo chiesto, quello di avere i dati disponibili a tutti. Chi paga, quanto paga, chi ha le concessioni, in base a cosa. Questo oggi non è possibile, è possibile in altre regioni, non in Emilia-Romagna, e per un'amministrazione trasparente riteniamo sia fondamentale.